Oggi nel dibattito al Comitato delle Regioni dell'Unione Europea sulle priorità della presidenza svedese di turno dell'Unione stessa, ho sottolineato l'urgenza di affrontare il tema dell'immigrazione. Buona parte delle persone che affrontano viaggi pericolosi per raggiungere l'Europa vengono poi respinte e non hanno diritto né alla protezione internazionale né si tratta di profughi, eppure stanno nelle mani di scafisti senza scrupoli che poi provocano tragedie umane come quelle ultime a cui abbiamo assistito anche sulle coste italiane. Bisogna fermare questo traffico di esseri umani, bisogna interrompere questa catena che alimenta i profitti di organizzazioni malavitose, di organizzazioni mafiose internazionali. L'Europa deve rendersi protagonista di una politica comune in tema di immigrazione, non può lasciare soli i paesi di confine e di frontiera. E la seconda priorità che ho sottolineato alla presidenza di turno svedese è quella del blocco al 2035 dei motori termici, cioè l'obbligo di immatricolare solo auto elettriche a partire dal 2035. Bene ha fatto il governo italiano a capeggiare anzi altri stati europei per chiedere una pausa di riflessione, per impedire di cadere dalla padella del gas russo alla brace delle batterie cinesi. Noi invochiamo la neutralità tecnologica e soprattutto una transizione ecologica che sia anche sostenibile sotto il profilo sociale. Non possiamo permettere che una accelerazione ideologica senza senso possa produrre migliaia di disoccupati nel mondo operaio, nel mondo legato alle fabbriche legate all'indotto dell'automotive, come già molti sindacati temono e ci stanno chiedendo di intervenire. È quello che abbiamo fatto, l'Abruzzo sostiene questa posizione.